Quanto è quotata la perdita di un mio arto nel video che stiamo per fare? Sempre, ovunque andiamo, Kira e Ray. Ciao bambini, benvenuti in questo fantastico video. Questo E io è mangio i pistacchi. Art Attack! Questo è Art Attack! In realtà, anche forse per questioni di copyright, questo non è Art Attack, questo è Attack Dara 2! Peotta. No, già è partita la sigla, tu non lo sai, ma già è partita. Adagudardo! Buono, buono, ottimo. Bravo. Oggi guardate il materiale. No! Un lavoro serio, facciamo un lavoro serio. L'ho pagato io, l'ho pagato lei. Io sono i taglierini. Io sono i taglierini, ma anche questi. Cosa abbiamo? Porca zozza. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un cartoncino su cui di solito ci si disegnano gli ideogrammi. Questo materiale giapponese. Brillantini. C'hai i brillantini? Ah, sì. Ah, mi sa che segna di qua. Made in Japan, perché siamo in Japan. Qua si no, disegna. Non si disegna. Sì, lì. Io l'anno scorso ho fatto una roba che il tipo me l'ha fatto di qua. Te lo giuro. Giura. Vero? Ti ha fatto il nome? Non mi ricordo. Sì. Abbiamo dei cartoncini made in Japan, ok? Questo è quello che sono riuscito a trovare, perché qui a quanto pare dove comprare cose artistiche no, non c'è. Non è come a Fabriano dove scendi e prendi la carta ovunque. Che ma fai? Scusa il nome perché magari poi li confondiamo. Io ne ho uno solo, Sabrina ne ha due perché non si sa mai, sai com'è? Perché dobbiamo utilizzare il taglierino. Faremo, per chi ha visto il primo episodio di Attacco d'Arte. Io, però l'ho guardato tipo skippando. No, non si skippa. Lei l'ha guardato, le è piaciuto. E le è piaciuto così tanto che mi ha detto: però ti prego, ti scongiuro, madre, fammi provare. Quando te l'ho chiesto? Un po' di giorni fa. Io ho detto: va bene, se insisti così tanto, lo facciamo. Lei però ha detto: però non voglio disegnare perché non so fare, sono impedita. Allora facciamo le scritte. E io ho detto: va bene, allora faremo le maledette scritte. Facciamo che ognuno può fare quello che vuole. Ognuno può fare quello che sì. vuole? Ok, quindi, per chi non avesse visto il video scorso, faremo prima uno schizzo a matita ripassato con un bel pennarello nero. E poi l'interno andrà colorato stendendo lo scotch. I washi tape si chiamano. Che questi in Giappone sono molto più belli. Se in ne Giappone trovano. Sono washi. E se ne trovano tantissimi. Io ho fatto tanto fatica per trovarne tre a casa Fabriano. E invece qui ne abbiamo trovati tanti. Che ho pagato io. Che ha pagato Sabrina, ok? Però che sempre Sabrina ha pregato tantissimo di essere qui. Vabbè, iniziamo. Ti prego, posso fare? Posso disegnare? Ti do un po' di vantaggio. Ti prego, posso Ma posso fare? Tipo prendere degli spunti? Certo che puoi. Voglio fare un qualcosa. Ovviamente di non abbiamo tutto il giorno o tutta la sera. Chi te lo dici? Ce l'ho. Così non vedo niente. Fai un po' la gag quella così che inizia a parlare. Però devi anche parlare. Ciao a tutti. Quindi facciamo quello che vogliamo? Sì, tema Giappone. Tema Giappone? Sì. Andre, mi cerchi un attimo al volo come hanno i capelli le geishe? Le geishe? Sì, ovviamente non possiamo perderci una vita. Non guardare. Però ho visto che hai scelto gli ideogrammi. Sì, ma non guardare cosa. Ah, io c'ho ancora il tuo telefono. Sì, non tanto. Oh madre. Non guardare. Ma sto guardando solo l'ideogramma. Non guardare. Ok. Dio, ma quanto è difficile. Che combinato? No, difficile. Però guarda un po', soltanto nei video di Zio Peo ti impegni. Non è vero, mi impegno sempre. Devo vincere questa chat. Non è una. Non si vince. Sì. Non si deve vincere ovunque. Adesso parlo perché mi sto impegnando a fare. Ma tra poco devi iniziare a ripassare più che altro, non ci possiamo stare una vita. Mi cerchi l'ideogramma, Andre, per favore. Cioè, di mi copi così? Gattone? O gattoni? Questo che vuol dire? Ah! Che te frega, poi te lo spiego. Ok, quindi adesso puoi ripassare. Sì. Benissimo. Sarai orgogliosa di me. Sì. Mm-hmm. Quanto da 1 a 100? Un miliardo. Io direi 3000. No, per no, fare una citazione. Oh, mi ero scordato quanto era bello inchiostrare con questo. Mamma mia. Ma quello lì è quello che metto sugli occhi io, le liner. No, è un pennello da inchiostro. Io ho quasi finito di inchiostrare. Che brava. In realtà no, però è il pezzo forte dopo. Prima finito, vinto. Non è una gara. Ah, io posso iniziare a mettere i wash and spink? Washi tape? Certo che puoi iniziare. Però qui devi stare attento, ok? Perché devi utilizzare il taglierino. Mi raccomando, attenzione con l'utilizzo del taglierino. Come faccio a tagliare? Si vede con lo scotch sotto? Allora, innanzitutto, tu prima metti lo scotch. Sì, si vede tranquillamente, teoricamente. Scusa, ma arriva fino in fondo. No, perché quello è un altro colore. Ma è lo stesso ideogramma. Che te frega, fatti i cavoli tuoi. Fa come te pare. Fa come te pare. Uno te vuole aiutare. Uno te vuole aiutare e tu lo tratti così.
arrivato. È la gnogna. E Tommy è ancora vivo, non è ancora disperso. Chiamala Maddi. Io ci metto ancora un bel po'. Sì? Guarda. No, pure io, guarda. Adesso che fresco qua. Saranno 2 anni che non mi impegno così tanto in un video. Sì? Sì, che ti piace, fa piacere. Cioè, guarda che geisha che ti ho fatto. Adesso che scotch uso io? Tu li stai usando tutti senza una regola? No, non senza una regola, ce l'ha una regola. La geisha, questo rosso con i cuoricini, fa proprio il suo. Mi fai assaggiare? Mi fai assaggiare? Mi fai assaggiare? Ah, ma il panda, ormai sto panda tu sei assuefatto. Qui io ti do un consiglio. Posso far vedere come hai investito 50 yen nel tuo video? Tu hai investito 50 yen nel mio video adesso. Dai, fa vedere. Come li ho investiti io. Fa vedere. Nice. Cos'è? Slime? È slime. Guarda che bello. Sa di kiwi. Very nice. ASMR. No, guarda Sabri, se lo fai proprio preciso, riesci a beccare proprio la posizione del cuore sopra sotto, vedi? Figo. Però adesso devo quindi ristaccare il mondo. Very nice. Che festa è oggi? La festa del puccetto. E cosa c'ha Dennis? Il poco di soldi. Che belli i meme tra di noi. Ti accorgi che la vacanza è durata troppo quando sono cambiati i meme nell'arco della vacanza. Sì. Ma tu stai facendo come faccio io, nel senso che prima li stendi tutti e poi tagli? O fai un po' un po'? Un po' un po', perché, cioè, se quello scotch che mi serve va bene. Giulio, vuoi partecipare? Ti va di ritagliare i miei scotch? Ma devo. Scusate, potreste parlare un po' meno che mi sto impegnando. Non ti mettere a mangiare adesso, quello. Che Sabri l'ho tappezzata, non la vedi? Sì, vabbè, è così comodo colorare il tuo, ci metti molto meno del mio. Sì, very nice. Tu sono scelte, Sabri. Io sto facendo un lavoro un assurdo. Sabri, sei tu che ti sei complicata la vita da sola. Cioè, guarda che brava. Con due non colori vale se te lo dici da sola che brava, è come la mamma che dice che sei bella. Stai dicendo che non sono bella. Né brava né bella. Adesso adotterò una posa da adolescente teenager americano. Guarda che disaster piece. Raga, sul foglio di carta non fa questo? Sui F4 di Fabriano no. Noi facciamo la carta migliore, questi giapponesi che cazzo ne fanno le carte. Perché one? Si è capito perché one alla fine? Perché Dennis ha poco di soldi. C'ha ragione. Sai il bello dei meme nostri? Che quando li dici senti sempre il sottofondo Giulio che... C'è l'eco. Si metterebbe di cagare se lo sentisse per venire qua a dire un pacco di soldi. Sì. Sì, in effetti forse è troppo... Troppo normale, però... Questo per una volta posso vincere. Ti piace? Poi non capivo cosa stai facendo. Ti piace, eh? Sì. E lo so, Ricky, che ti piace. Perché qui... Mica stiamo là. C'è lo studio di una vita. C'è una laurea in architettura. Guarda come lo sto applicando la mia laurea in architettura. Attaccando washi tape su un disegno. Questo è un video di quelli che i miei genitori non devono vedere perché sono dicono: ah, bel investimento che ho fatto. Sì. Perché Dennis ha un po' di soldi. Dice almeno Dennis c'ha un pacco di soldi. Tu cos'hai? Tu sei orgoglioso di tutto il silenzio che sto facendo perché mi sto impegnando? Certo che sono curioso. Però facci caso che di solito sei così nei miei video. Sei tranquilla. Perché mi impegno sempre. Sì, perché ti impegni sempre. Mamma mia, quanto è bello il mio, guardalo. Comunque sia devi padroneggiare tutto. Come Matilda che padroneggiava la magia. Non c'entra niente. Ci sono quasi. Beh, sai la storia della geisha chi è? Vai, dimmela. Un po' di cultura. Più o meno, adesso non mi ricordo precisamente, però quando una famiglia non aveva soldi per mantenere un figlio, le dava queste scuole di geisha che loro le crescevano come l'immagine perfetta per l'uomo. Ok. Ma non solo, come dici tu, non è prostituzione, proprio deve essere perfetta, coltissima, bellissima. E quindi era l'immagine perfetta per il giapponese. E quindi e venivano proprio... E quindi erano... Venivano, avevano date, come target davano, venivano mariti date, ricchi. Sì, davano a queste famiglie che le avrebbero cresciute come dei, diciamo. Però non sono prostitute. È il prospettivo di donna perfetta per un giapponese. Pensate. E tu lo sapevi dell'annerimento dei denti? Praticamente era un'usanza fashion annerirsi i denti. Quindi molte geishe avevano i denti neri.
Un'altra cosa che va molto adesso in Giappone è i canini fuori. Accentuare ancora di più i canini. Per me è perché semplicemente hanno i denti storti e hanno trovato sta moda per non rifarsi. Sai cosa puoi fare per abbellire? Ripassare il contorno esterno, che la fa risaltare ancora di più. Non è quello che sto facendo, vero? Oh, mamma mia, ma che... Dai, mi hai fatto sbagliare! Chi se lo aspettava però? Così tanto impegno. Neanche io. Neanche tu. Neanche mia mamma. Eh sì, lo so, lo dicono spesso che io tiro fuori il meglio dalle persone. È vero o no? No. Fabio, io ho finito, quanto ti devo aspettare ancora? 2 minuti. Ricky One, vuoi vedere? Voglio vederlo. Bello, eh? Aspetta, Ricky One. Ricky One, aspetta. Gli scarabocchi dei bambini. Ok, adesso è importante. Devi fare la tua firma qua. La mia firma? Sì. Gigante qua? Sì. Ah, io pensavo che ti eri decentrata per sbaglio. No, no. Perché avrei dovuto decentrarmi per sbaglio? Perché, che ne so, per tontaggine, per ignoranza. Ho finito. Che c'è scritto qui? C'è scritto Peo è il migliore. Non ci credo che c'è scritto quello. Tommy, ce l'hai il traduttore? E non so se però il traduttore. Ce l'hai il traduttore dei ideogrammi? Vediamo se funziona su questo, va? L'ho scritto io per avere un punto. Davvero? Per questo ci potrei credere. Vediamo se Tommy... Come fa a leggerlo? L'ho colorato con gli scotch. Se sono fatti bene, lo prendo. Ma l'ho colorato... È vero o no? Non so se li prenda. Scannerizzando. Nessun testo in giapponese è stato trovato. Facciamo così, faccio prima farti vedere la cronologia. Mi credi? Ok. Ta-da! Oh, ma ha scritto Peo geroglifici. Si vede? Sono uguali. Non si vede. Eccolo. Ah, bello. E poi per renderlo ancora più figo voglio farci un bordino. Un bordino? Non ti sei ancora stufata? Ti sei divertita proprio allora. Quindi questo è un regalo. Fatto con il... culo. Sembrano i lauretti che mi fa mio figlio a scuola, letteralmente. Sai quando la festa del papà arriva con un lavoretto così, stessa qualità. Grazie. Peo è il migliore. Ok, ti do il tuo punto, hai vinto. Contenta, non era una gara. Sì, ho vinto! Però voleva che fosse una gara, hai vinto, sei la migliore. Adesso però, con questo. Questo me lo tengo io, punto. Questo che ci facciamo? Io direi che lo portiamo alla prossima fiera e lo facciamo pagare 200 euro o lo regaliamo? Lo regaliamo a chi ci dice la parola d'ordine che decidiamo adesso in questo video. Qual è la parola d'ordine? Che deve essere un pacco di soldi. È troppo comune questa parola. Appunto. Noi ci inventiamo. No, te lo dico io. Come non ci arrivano? Ci deve arrivare soltanto chi... Non ci arriva chi dice protocoffing. Cacca, lo possono dire chiunque, cacca. Dai, ma cacca era bello. Cacca fa cagare. Ce l'ho. Perché mi sei linguazzato tutto? Non è vero. Si è sentito 100. Vabbè, minuti. Toglilo. Va bene, abbiamo deciso la parola d'ordine. Il primo che ce lo dice la prossima fiera, che tra l'altro non so neanche se uscirà questo video però. Vabbè, una fiera dopo quello. Riceverà questo regalo. Firmato da entrambi, firma. Ma l'ho firmato, ma non l'ho fatto io. Sì, ma lo firmiamo tutti. Ah, perché nel video ci sono. Andre, firma. E il video è finito, bella. Si prende valore questo affare. Visto che la mia firma non vale un c***o ancora. Io ho il popcorn. Allora, silenzio. Allora, silenzio. Perché qui adesso sono apparsi due video. E se hai ancora bisogno di una dose di quest'uomo, per me che no. Ti fa sorridere, ti fa... Per me no. Ti intrattiene. Quando parli ti si gonfa dietro l'orecchio, sei arrabbiato. Clicca uno di questi due, se no iscriviti, c'è il pallino e se non l'hai fatto siamo scemi. Ma la campanella, campanella è fondamentale. Primo, guarda cosa la fondamentale, campanella. Guarda che gomito rosso che ha. La campanella. Me lo do a studio.